Amici di Lecce News 24, buongiorno e ben ritrovati con le nostre breaking news, apertura dedicata ad una notizia di cronaca. Segue un'anziana fino alla posta e una volta uscita fuori le punta contro un coltellino derubandola della pensione appena ritirata. L'episodio è accaduto nella tarda mattinata di ieri fuori dall'ufficio postale di via Benedetto Croce. Le telecamere interne saranno visionate per risalire all'identità dell'uomo indiziato dello scippo. Sul caso indagano gli agenti leccesi della sezione volanti. Dalle 17 di ieri non si hanno più notizie di un uomo improvvisamente visto annegare a San Gregorio, Marina di Patù, dopo l'allarme lanciato da un bagnino in servizio. Le forze dell'ordine stanno effettuando ricerche dappertutto, guardia costiera, caschi rossi e sommozzatori in continuo stato d'allerta. Una Fiat Marea è andata a fuoco nella notte in una via di Carmiano. Le fiamme hanno completamente incenerito il mezzo, tanto che all'arrivo dei pompieri l'azione distruttrice del fuoco era quasi terminata. Sul posto, oltre ai caschi rossi, i carabinieri per i rilievi del caso. In occasione della fine del mese del Ramadan, centinaia di cittadini musulmani erano a Lecce in piazza Sant'Arcangelo per pregare, in particolare nei confronti delle 9 vittime italiane in Bangladesh uccise dal terrorismo. L'imam di Lecce Saif: io non ho paura dei terroristi né dell'ISIS. E al termine del momento di culto una condivisione di dolci tra cittadini leccesi e credenti islamici. Acquisito il difensore Vito Francesco è definito lo staff tecnico, mentre per Padalino arriva una squalifica di 2 mesi. Nuovo colpo del direttore sportivo Mauro Meluso, che si è assicurato le prestazioni del calciatore foggiano lo scorso anno all'Alessandria. Collaboratori del tecnico al completo, ma per lui arriva lo stop di 60 giorni per la violazione del regolamento federale. Bene, terminano qui anche per oggi le nostre breaking news. Grazie per essere stati in compagnia di Lecce News 24. Vi ricordiamo che tutti gli altri approfondimenti e le notizie sono leggibili sul nostro sito internet www.leccenews24.it, anche in versione mobile. Grazie e arrivederci.